Si avvia in coda Doc Kendall, in prima fila sono almeno in quattro su di una linea, ma capita il mail, è il primo che desiste, è partito molto forte Vernissage Griff che si installa al comando, inseguito da Eclat de Gloire che però rimane all'esterno di Deus Zac che sfruttando la corda tiene la scia di Vernissage Griff e la sfrutta anche Chance K per essere terza in corda. Ripiega quarto Eclat de Gloire avanti a Ben Gurion Jet che sposta la figura in fuori con Orian Schildstrom, ma si fa aggirare da Dolce Vichy che avanza in terza ruota. Quinto in corda c'è Doc Indal che ha sfruttato l'allargamento anche di Always a Cup che anticipa Capital Mail. Poi a chiudere abbiamo Demon con fuori Callisto e Diamond Francis con fuori Blef Dipa. Vernissage Griff che comanda questi 800 metri dopo il palo in 58,4, Deus Zac nella sua scia come Chance K, poi Eclat de Gloire che all'esterno Dolce Vichy, ancora Doc Indal in coppia con Ben Gurion Jet, ancora Always a K, Demon che è in fuori, Capital Mail in una situazione che non muta se non perché Chance K ha spostato dalla terza posizione in corda ed è andata al lato di Deus Zac. Prosegue a ritmo costante e sollecito Vernissage Griff, ora al Salchi Chance K che ha così offerto la scia a Dolce Vichy, al cui interno c'è Deus Zac insieme ad Eclat de Gloire, poi ancora Doc Indal, siamo a 550 metri al traguardo, Vernissage Griff che è in fuori Chance K, Deus Zac che è in fuori Dolce Vichy, Eclat de Gloire, Doc Indal, poi ancora Always a K, Vernissage Griff in controllo nei confronti pronti di Chance K, poi Deus Zac, la retta d'arrivo che Vernissage Griff affronta da leader su Chance K, Deus Zac che non ha spazio, Dolce Vichy che prova a unirsi alla lotta, centropista lo scatto di Always a K, ma Chance K sta prendendo il sopravvento su Vernissage Griff, deve guardarsi dalla fiondata di Always a K che finisce fortissimo, Always a K che vince con Magnus Deuse su Chance K e al terzo posto dovrebbe essere Dolce